tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. A Fano una scuola dell'infanzia visitata dai ladri, ma rubano soltanto due banane e uno yogurt. A Pesaro un uomo ubriaco fa il bagno al mare completamente nudo, denunciato dalla polizia. A Cesanella di Senigallia le fiamme distruggono alcune strutture balneari. Il maresciallo maggiore Fulvio Zappone è il nuovo comandante della stazione Carabinieri di Cagliari. Tutti pazzi per il tartufo, a Pergola pienone da record, a Sant'Angelo in Vado il vincitore di Masterchef prepara un piatto al tartufo. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. A Fano l'altra notte alcuni ladri sono entrati in una scuola per l'infanzia, il bottino però è stato davvero magro, due banane ed uno yogurt. Incursione di ladri in un istituto per l'infanzia fanese durante la notte scorsa. Bottino, due banane ed uno yogurt. Sì, avete capito bene, questo è quanto chi si è introdotto nel plesso scolastico ha portato via dopo aver forzato una porta di sicurezza che accede ai locali della mensa sul retro della scuola. Ad accorgersene questa mattina alle 7.30 la collaboratrice scolastica al suo arrivo a scuola. L'obiettivo dei ladri o del ladro, non essendoci telecamere di sicurezza, non si conosce il numero dei componenti, la banda, era però la macchinetta distributrice di bevande che è stata puntualmente scassinata alla ricerca sicuramente di contante. Il distributore automatico però non conteneva nemmeno un centesimo, dato che già il 3 aprile scorso i ladri avevano fatto un'altra effrazione e si erano portati via il contante al suo interno. E da allora però il personale si è dotato di chiavette elettroniche, escludendo così l'utilizzo di contante, ma questo i malviventi non lo potevano sapere. Visto allora il deludente risultato, i ladri, giusto per non aver fatto un viaggio vuoto, hanno aperto il frigo e arraffato quello che c'era, due banane ed uno yogurt appunto. Ma oltre al plesso scolastico del Vallato, altre strutture del circolo didattico San Lazzaro sono state visitate nel 2017, collezionando così ben 7 incursioni, dove i ladri hanno portato via anche attrezzature scolastiche che hanno minato la capacità didattica dell'istituto, come ci dice la stessa dirigente. Sì, purtroppo le nostre scuole sono state oggetto di notevoli furti e proprio il penultimo, prima di questo, è stato il 26 settembre e sono stati rubati ben 4 computer in uso al Corridoni qui tempo pieno sul viale Montegrappa. Quindi io faccio un appello alla popolazione, al comune, insomma, se è possibile aiutarci con qualche donazione per poter riacquistare questi computer e anche eventualmente attivare dei sistemi di allarme per rendere appunto sicure le nostre scuole anche quando sono chiuse e quindi non ci sono i bambini. I carabinieri di Senigallia hanno arrestato la notte scorsa un tunisino di 34 anni responsabile di stalking nei confronti dell'ex fidanzata che poco prima aveva chiamato il 112 proprio per paura di essere aggredita per l'ennesima volta. La donna, una 37enne, lavora in un ristorante. L'ex compagno l'ha aspettata fuori dal locale e quando l'ha vista uscire l'ha presa per un braccio e l'ha strappato il cellulare. I militari che erano appostati lì vicino sono subito intervenuti bloccando l'aggressore, mentre la donna, in preda ad una forte ansia, è svenuta. Soccorsa dal 118, si è ripresa poco dopo. Per il tunisino, già querelato in passato dalla donna per atti persecutori, verrà iniziato un processo per direttissima. Ed è stato un fine settimana intenso per la polizia pesarese. 3 le persone denunciate, anche un uomo, tra queste un uomo che stava facendo il bagno al mare a Pesaro completamente nudo.
Intenso fine settimana per le forze dell'ordine, quello appena trascorso. Nel periodo compreso tra venerdì e domenica, nel territorio del comune di Pesaro, il personale della Polizia di Stato ha identificato 120 persone e verificato oltre 70 veicoli che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di due persone. Coinvolte nei vari servizi una trentina di pattuglie fra volanti ed equipaggi della squadra mobile e dell'ufficio Polizia Amministrativa. Ad essere denunciato in stato di libertà nella notte tra sabato e domenica è stato un 48enne italiano residente a Pesaro per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, stava facendo il bagno completamente nudo nelle acque gelide davanti a Viale Zara. Il 48enne, dopo essere stato invitato ad uscire dall'acqua dagli uomini della volante, ha pensato bene di insultarli e minacciarli pesantemente, cosa che gli è costata la denuncia. Come la seconda persona denunciata, anch'essa in stato di libertà, beccata alla guida della propria autovettura, benché avesse la patente revocata. Ma i controlli nel fine settimana hanno riguardato anche pubblici esercizi, uno in particolare, un noto ristorante di Pesaro, oggetto in passato già di un esposto da parte di esercenti che segnalava attività all'interno del locale non autorizzate. Il ristorante è stato visitato da personale in borghese per verificare le dotazioni di sicurezza e di rispetto delle norme vigenti e anche le autorizzazioni in suo possesso. Ora sul locale sono in corso ulteriori accertamenti necessari ai fini delle contestazioni da potergli elevare. C'è stato un incendio alla Cesanella di Senigallia la notte scorsa, dove sono andate a fuoco e completamente distrutte alcune strutture balneari. Un incendio, scoppiato per cause in via di accertamento, ha interessato la notte scorsa alcune strutture balneari della Cesanella a Senigallia. I vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi, sono riusciti a circoscrivere e poi spegnere le fiamme, mettendo in sicurezza il sito. Ad essere aggrediti dalle fiamme sono stati box in uso all'ufficio locale marittimo e a privati. Le strutture sono in concessione alla Gestisport e sono utilizzate per il rimessaggio di barche, corde, segnalatori, boe e tutto il materiale marinaro. Due su cinque quelle interessate dalle fiamme, assieme ad una passerella di legno. Ora i vigili del fuoco e la Polizia di Stato stanno indagando sul rogo per accertare le cause e quale sia stato l'elemento scatenante. Nuovo comandante dei Carabinieri a Cagli è il maresciallo maggiore Fulvio Zappone, che guiderà la locale stazione di Cagli con competenza sui comuni di Cagli e Frontone. 51 anni, originario della provincia di Pescara, Zappone proviene da Ascoli Piceno, dove era in forza al nucleo operativo radiomobile della locale compagnia Carabinieri. Domani inizia la 29esima edizione del Fano International Film Festival, la rassegna cinematografica dedicata al mondo dei cortometraggi. Si comincia alle 17.30 con la mostra fotografica sul cinema anni 50. Circa 70 pasticceri hanno fatto visita al laboratorio di pasticceria Guerrino a Fano prima di partecipare al simposio che si terrà a Recanati. Urbani, tanti pasticceri così da lei in una volta non si sono mai visti. No, è una, per me è un'emozione, è un grande motivo d'orgoglio avere come la mia, i miei amici di sempre, quelli dell'Accademia Messi Pasticceri, ma colleghi, collaboratori con cui è anni che condividiamo ricette, idee, e quindi oggi mi hanno fatto questo immenso regalo, averli qua con me, per me è il sogno della mia vita. Ogni anno per voi il simposio rappresenta un momento, oltre che di confronto, anche formativo. Assolutamente, l'Accademia è stata proprio ideata dal nostro collega Massari proprio per questa idea qua di confronto e anche di incontro. E naturalmente da queste due situazioni nasce anche un'amicizia, nasce anche una situazione molto diversa, che è quella della condivisione di momenti come questo.
momenti come questo non potevamo non prendere la palla al balzo. Già l'anno scorso abbiamo dovuto rimandare per gli eventi di cui sappiamo tutti che qua nelle Marche sono stati colpiti, però quest'anno assolutamente dovevamo essere partecipi. Massari, allora, quando l'ha pensata, l'ha studiata nella sua mente questa entità, aveva idea di così tanto successo? Pensavo di arrivare più in fretta, però ovviamente gli artigiani sono tutti individui che esasperano la loro personalità, e invece in Accademia la personalità rimane ma viene a confronto. E ognuno di noi siamo campioni del mondo fino a quando non ci confrontiamo con gli altri. Quello che è importante è la condivisione del mestiere, e per di più la pasticceria è un antidepressivo naturale perché ha lo zucchero, perciò noi dispensiamo felicità a tutti. A Sant'Angelo all'Invado invece c'è stata questa seconda domenica dedicata al tartufo, con un successo di pubblico importantissimo, tante le iniziative, raduno di motociclette, ma anche la presenza del vincitore di MasterChef. A Sant'Angelo in Vado, questo secondo fine settimana di Mostra Nazionale del Tartufo ha visto due protagonisti assoluti: 3.000 motociclisti provenienti da tutta Europa e anche da oltreoceano, e Valerio Braschi, il giovanissimo vincitore di MasterChef 2017, sbarcato a Sant'Angelo per un cookie show a scopo benefico per raccogliere fondi a favore della cooperativa Il Mentore di Ascoli Piceno, che opera negli asili del cratere dopo il devastante terremoto dello scorso anno nel centro Italia. E venire qua e poter avere la possibilità di cucinare con il tartufo per me è stato il top. Senti, tu hai dichiarato di voler diventare il numero uno al mondo, insomma un impegno importante, ci stai lavorando? È un impegno molto molto duro, bisogna sempre rimanere con i piedi per terra e però continuare comunque a perseguire il sogno, perché alla fine se non vieni mosso da un sogno non arrivi da nessuna parte. Ad unire territorio e solidarietà, la Coop Vadese, che ha ideato questo pranzo, per il quale il ventenne di Sant'Arcangelo dal palco ha mostrato la sua tecnica in tre preparazioni estemporanee, servite poi ai 300 presenti, tra cui anche la presidente dell'ente carnevalesca di Fano, che ha creato il tartufone in cartapesta all'ingresso del paese, e l'artista Stefano Furlani con i suoi sassi d'autore. Da sabato poi, giornata in cui hanno incominciato ad arrivare i bikers, è stato tutto un susseguirsi di mangiate a base di tartufo e buona musica fino a sera. Domenica invece, dopo lo show di Braschi, tutto esaurito in piazza Pio XII, ribattezzata Piazza dei Balocchi, con tanti bambini rapiti dalla balena blu gigante dagli animatori del Paese dei Balocchi con il loro ludobus, e poi tanti espositori dislocati per il centro con tantissime specialità enogastronomiche da acquistare e degustare. A Pergola invece si è chiusa un'edizione record della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, la 22esima edizione, che ha riscosso un successo di pubblico e di critica, confermandosi vetrina preziosa per la città e il suo territorio. Lo dicono anche i numeri, con ben oltre 50.000 visitatori provenienti da tutta Italia. Tra i punti di forza di quest'anno, la mostra mercato lunga oltre un chilometro, con prodotti tipici provenienti da 10 regioni italiane, il binomio tra il tartufo e l'oliva ascolana e la presenza dell'aeronautica militare dell'Aeroclub di Fano. E adesso lo sport con Matteo Del Vecchio. Grazie Marco, un saluto a te e ai telespettatori di Fano TV. Apriamo la pagina sportiva come sempre con il calcio e con l'Alma che ritorna a mani vuote dalla trasferta di Gubbio, complice un avvio di gara letteralmente regalato agli avversari. Il terreno di gioco del Barbetti si conferma stregato per l'Alma, che si presenta in Umbria con la solita emergenza in difesa. Con Gattari, Soprano e Fabbri indisponibili, Cuttone accentra Lanini e posiziona sulla fascia destra l'under Camilloni.
Reinventare però ogni volta il reparto arretrato non agevola sicuramente le cose ai Granata, che si fanno infilare già al primo giro di lancette da Marchi, che approfitta della sponda di De Silvestro sul cross tagliato di Calombo. Bravo l'attaccante umbro a farsi trovare pronto, ma sicuramente un po' timida la difesa fanese, con il portiere Miori apparso indeciso nell'uscita. Nemmeno il tempo di riassestarsi che il Gubbio raddoppia. Marcatore ancora una volta Marchi, che segna il penalty concesso dall'arbitro Zingarelli di Siena per una spinta di Camilloni su De Silvestro. La squadra di Pagliari potrebbe addirittura chiudere la contesa già al 31esimo, ma questa volta Miori è bravo a negare la gioia della tripletta al bomber di casa Marchi. Passata la paura, l'Alma conquista campo e al 33esimo riapre la gara con Germinale, che si procura e realizza il calcio di rigore del 2-1. Prima del riposo ancora paura per i Granata, quando al 37esimo proprio il fanese Cazzola per poco non pesca il jolly dalla distanza colpendo la traversa. Nonostante lo svantaggio e le amnesie difensive, l'Alma dà comunque l'impressione di poter riacciuffare la gara e così avviene al sesto della ripresa, quando Torelli svetta più alto di tutti insaccando il corner di Filippini. L'escalation di emozioni e di azioni da gol da ambo le parti continua fino al 30esimo, con le squadre che si affrontano a viso aperto alla ricerca dei tre punti. A centrare l'obiettivo sono i padroni di casa che al 31esimo in mischia con Calombo trovano il gol che decide la partita e che permette alla squadra di Pagliari di portarsi a più 4 sul Fano, penultimo in compagnia del Sant'Arcangelo che però ha una partita in più. Domenica, appuntamento assolutamente da non fallire per Cuttone e i suoi ragazzi che al Mancini attendono il Modena, squadra il cui destino appare ormai segnato e assolutamente da non far riemergere dalle sabbie mobili. E dal calcio come sempre passiamo al calcio a 5, iniziando dalla vittoria esterna del Flaminia femminile. Dopo il KO al debutto contro Trento, pronto riscatto delle ragazze di Alessandra Imbriani, che spugnano il campo della Torres con protagonista assoluta Claudia Giovannelli, autrice dei tre gol con cui le biancoazzurre hanno steso le padroni di casa. 3-1 il punteggio finale e partita per larghi tratti dominata dalla squadra dei patron Grandicelli, che conquista così i primi tre punti della stagione nel campionato di A2. E vittoria esterna anche per l'Alma Juventus in Serie B maschile, con gli All Blacks che grazie alle reti di Copparoni, Vagnini, Pierangeli e Pieri piegano la resistenza del Forlì per 4-2, con una prestazione sicuramente più gagliarda rispetto a quella di 7 giorni fa contro l'Etabeta. Un'Etabeta che invece paga a caro prezzo le imprecisioni sotto porta e nonostante una discreta prestazione soccombe in casa per 3-0 contro il Bulldog Lucrezia. Ed è stata invece una domenica da brividi per il Volley fanese con il ritorno in Serie B della Virtus, un ritorno salutato da un palazzetto dello sport di Fano esaurito in ogni ordine di posto. La città di Fano torna nella pallavolo che conta dopo 14 anni e il colpo d'occhio che regala il Palace Allende con tribune piene e gente in piedi è la dimostrazione della voglia che ha la nostra città di ritagliarsi uno spazio importante nel volley che conta. Il merito di questo ritrovato entusiasmo è della Giban Virtus, che al suo debutto trova subito il colpaccio e supera al quinto set la corazzata Ferrara. Morale decisamente opposto in casa Fano Rugby dopo la sconfitta di ieri che fa scivolare la squadra all'ultimo posto in classifica. Non è sicuramente un periodo felice per il team del presidente Giorgio Brunacci, che semina tanto ma raccoglie sicuramente meno di quanto meriterebbe. Ieri, nella terza giornata del campionato di C1, i ragazzi del tandem Walter Colaiacomo e Franco Tonelli finiscono avanti il primo tempo per 10-7, ma nella ripresa subiscono la reazione del Gran Sasso e dopo aver incassato la meta del 12-10 perdono per infortunio Luca Martinelli e Federico Cazzanti e falliscono il calcio di punizione che li avrebbe potuti riportare in vantaggio. Nel finale i padroni di casa dilagano e chiudono 29-10 e il rossoblù ora non resta che tirarsi sulle maniche e provare a fare bottino pieno già domenica prossima, quando al Falcone Borsellino arriverà la Polisportiva Abruzzo. E la chiusura di questa sera è dedicata alla ginnastica e nello specifico all'Aurora Fano che nei giorni scorsi ha iniziato il proprio percorso nel campionato nazionale di Serie B. E come si può vedere dalla foto, l'esordio è stato di quelli entusiasmanti, con le ragazze allenate da Letizia Rossi e Laura Zacchilli che conquistano l'oro con un punteggio complessivo di 89.100, grazie alle performance di Sofia Bevilacqua, Martina Pasquini, Sofia Ellen Garcia, Chiara Meola e Camilla De Luca. E complimenti dunque alle ragazze dell'Aurora Fano per questo importante risultato. Io, come sempre, vi ricordo prima dei saluti l'indirizzo mail al quale poter inviare le vostre segnalazioni che è sport@fanotv.it. Per questa sera non ci sono altre notizie, io vi ringrazio per l'attenzione e l'appuntamento con lo sport torna puntuale lunedì prossimo. Buona serata. Bene, grazie Matteo. Allora noi ci fermiamo qui con l'informazione. Vi ricordo che subito dopo il telegiornale c'è Box con i
protagonisti, personaggi di Fano e poi In Cucina con lo Chef. A seguire l'inaugurazione di Fano Center, che è il nuovo centro commerciale ampliato che si trova in zona Bellocchi a Fano. Se non ci siete ancora stati, ve lo facciamo vedere noi in anteprima questa sera, subito dopo appunto il telegiornale. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 in diretta con la rassegna stampa. Buona serata.